Signori miei, ben ritrovati nel mio canale, sono Otto. Per chi finora ha dormito e non lo sa, è il ritorno della grande box. Chi è che non conosce questo titolo è perché per il momento è esclusiva computer, quindi è in accesso anticipato per computer. Per le console uscirà prossimamente, ancora diciamo in un periodo non specificato, diciamo di quest'anno o al massimo nel primo trimestre del prossimo. Allora, comincio col dirvi che questa qui è l'interfaccia. In alto a destra possiamo notare il mio record online, livello 19, 108 vittorie, 67 sconfitte e un solo pareggio. Diciamo nella schermata principale possiamo vedere appunto l'hub con gli incontri rapidi, l'online, la carriera che uscirà prossimamente, la sezione notizie, il negozio da cui acquistare molto probabilmente DLC e altri lottatori. La modalità carriera, come dicevo, uscirà a breve. La modalità creazione, stessa cosa. Ok, diamo un rapido sguardo al, diciamo, al roster e ci facciamo due partite online, così andiamo chiacchierando. Allora, questo è il roster attuale. Molto probabilmente verrà ampliato nei mesi a venire. Mancano ancora molti lottatori di diverse classi di peso. Abbiamo Muhammad Ali, abbiamo Tyson Fury, quindi pugili contemporanei, pugili passati. Abbiamo Joe Lewis, Deontay Wilder, scusate, Usyk, Marciano. Vabbè, la divisione delle donne, abbiamo anche pesi leggeri, Ryan Garcia, abbiamo Jorge Linares, Robinson, Canelo, icona del pugilato moderno, Karl Fronch, insomma, Sugar Ray Leonard, Roy Jones. Alcuni non vi nego che non li conosco, come per esempio lui, Rhodes. Non conosco Rockhold, scusate la pronuncia. Porter, chi è che non lo conosce? Un guerriero. Vabbè, ci abbiamo anche Crawford. Allora, per ogni lottatore, praticamente sulla destra potete notare che sia una veloce analisi. Lo stile di combattimento, per esempio nel caso di Canelo, è lo slugger. La valutazione generale, quindi, è 90. Lì abbiamo tutti i dati, vitalità, energia, velocità, forza, eccetera, eccetera. Con la pressione del tasto quadrato, nel mio caso X perché gioco da pad di Xbox, abbiamo la qualità del pugile. Per esempio, aumenta i danni dei pugni al corpo del 15%. Altri, per esempio, come Crawford, ne hanno diverse. Ovviamente Ryan Garcia, per esempio, ne ha una che, diciamo, la combinazione sopra i tre colpi riduce, diciamo, del 10%. Insomma, ci sono svariate qualità che ha un pugile. Adesso ci andiamo a fare due game e chiacchieriamo sul gameplay. Allora, It is ci fully siamo. packed here tonight. Tyson Fury contro Tyson Fury. Tight. Allora, parto dal This Gypsy presupposto King che la serie di is l'ultimo down gioco to di schedule. pugilato è Fight Night All the Champion, seats have been ormai morto e taken, sepolto and da this EA nel unique setting, 2011, what an vantava, diciamo, un event it will roster be here abbastanza tonight. ampio. Can't beat a good old-fashioned rivalry Pugili when the anche thrill smells all'epoca daily. del Oh, passato, del presente, diciamo, big l'epoca damage, che era il big action 2011. affair. You Allora, expect big tecnicamente il things, gioco a but me piace something molto. Io già ho isn't to fatto un be paio di settimane di underestimated. gioco. Ovviamente ci sono alcuni aspetti del gameplay che vanno sistemati, alcuni movimenti, diciamo, che sono ancora He's willing to go where abbastanza, the other fighter won't. diciamo, rigidi. I Anyone will ever see in this theater, mano a mano. Lucy's got the comandi sono punch. You watch abbastanza as that intuitivi. tactical I Con la levetta think di sinistra spostiamo now il you nostro will be. lottatore, mentre per esempio nel mio caso con la levetta di destra, quindi l'analogico destro, vado a colpire ganci, montanti, jab e diretti. Con la pressione del dorsale L2 Eyes are andremo a fare le shaking from both men this schivate, round. vedete? You can tell he's stronger, but Ovviamente he's con not la faster. tempistica giusta potremmo apportare più danni al nostro avversario. Con il dorsale R2, quindi quello destro, andremo a coprire su. Ci Both of these men sono showing exceptional anche altri chins, by the comandi, way. diciamo, utili, come per esempio il colpo quello potente. Lo faccio adesso. E tenendo premuto il tasto L1 andremo a lavorare sotto, al tronco. Counterfighter relies a lot on their instincts and reaction Mi time. piace You've got to molto get come there i quick pugili to doppiano punch i your colpi, opponent molto before he fluido come gets his back movimento. to fight. Mancano molti pugili, per esempio uno tra i più noti è Lomachenko nei pesi leggeri o super leggeri, non ricordo Go adesso either way, su every round. quale categoria milita. Which one of these athletes is going to be the first to go down?
Se l'avversario è troppo pressante, quindi troppo, avanza troppo, cerco di fare un lavoro di rimessa, mettere due o tre colpi e indietreggiare, così via. Cerco di portarla più che altro ai punti, a meno che non entri un colpo, diciamo, della domenica che mi permetta di stonarlo e quindi provare a fare il knockdown. Io sinceramente un paio di settimane che ci gioco mi sto divertendo abbastanza, anche online, molto competitivo tutto sommato, però è un gioco molto divertente che potrebbe essere degno successore di della serie Fight Night, che ai tempi, nel lontano 2011, mi ha divertito molto e ci ho passato diversi anni a giocare. Vuole lavorare alla corta distanza, sta cercando molto probabilmente di buttarmi giù, ma io non mi faccio fregare. Sì, abbassa le mani così ti stacco la testa. Jason Fury è assolutamente un personaggio da provare, molto divertente. Poi tra l'altro lo stile rispecchia molto la realtà, perché chi segue la boxe sa che Tyson Fury si muove così. A livello di footwork è lui. Nel frattempo arriva un gancio destro tipo missile. L'abbiamo anche spaccato al sopracciglio. Senti, Joseph, hai rotto un po' le palle, no? Finito il round. Lui perde un po' di sangue. La cosa che mi piace molto è anche il fatto che l'arbitro può interrompere l'incontro in qualsiasi momento, cioè che in base al taglio o al gonfiore nei occhi che ha l'avversario, cioè il personaggio, può decidere di interrompere l'incontro. Quindi, occhio, tenete sulle mani. Nel frattempo abbiamo vinto i primi tre round. Lui mi vuole buttare giù, assolutamente. As soon as you touch them, they're gone. And this is, despite what the judges' scorecards read, there are no losers in this one. Allora, ho notato che lui ha un taglio abbastanza vistoso sull'arcata sopraccigliare destra, quindi noi andiamo comunque a pressare lì. Vediamo se possiamo magari interrompere prima l'incontro. Oh, lui non molla comunque, eh? Ma prenditi, no? Ti sto prendendo a cazzotti da quanto? 5 round? Lui non riesce a trovare una chiave per vincere, dico. Soltanto un pugno fortunato lo può aiutare. Penso uno o due round, se continuiamo a colpire sempre questo lo stesso punto, poi alla fine l'arbitro interromperà temporaneamente l'incontro per dare un occhio alla ferita. E poi se il problema persiste, quindi e lui continua a prendere colpi là, interrompe l'incontro. Nel frattempo i diretti destri se li sta prendendo tutti, tutti, non c'è uno che Early rounds of the ha fight, you'll see two schivato. boxers feel each other out, test each other's power, and I think this boxer has decided to come and lift you out there because you think, what the hell am I Shuffle, gonna do now? un busino tattico per farlo innervosire. Tanto finora penso abbiamo vinto tutti i round. Lui decisamente sta cercando appunto di sfiancarmi perché vuole che mi finisca il fiato, ma io penso che lui debba cadere un po' prima.
del termine del match. Ragazzi miei, vi ricordo, dico, se avete dubbi, qualche domanda, qualche curiosità, scrivete nei commenti, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo gioco, se lo comprerete, anche perché per il prezzo a cui si attualmente si trova su Steam è veramente un prezzo bassissimo. Sta mi sembra 28-30 euro. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo gioco. Se dopo la serie Fight Night, diciamo, avete pensato di comprare anche questa Undisputed, avete il mio pieno appoggio, vi ve lo consiglio. Nel frattempo lui si rifiuta di cadere, cioè sono 7 round che prende cazzotti da tutte le parti. Ancora niente. Anzi, si incappa, cioè reagisce. Ok, mi sa che è crashato. O ha spento il computer. Sì. It is official now, and that is not the way anyone wanted this fight to end. No complaints there at all. The crowd agree, I agree. The ref knew exactly what he was doing. So you know what? Great Vittoria a shot. tavolino, quindi ringraziamo il nostro amico che ci fa aggiungere una vittoria al nostro cartellino. Ma in questo momento eravamo abbastanza avanti. Grazie Joseph, quindi. Andiamo con un altro pugile. Siamo presi il Nino d'Oro, Horglinares. Chi non lo conosce non merita di guardare questo video. Ragazzi, lui mi sembra abbastanza forte. C'è sta un record di 190 vittorie, visto che ha poche sconfitte. E già ve ne potete accorgere dai suoi movimenti che è abbastanza bravo. Ma ci sono 12 round, quindi ancora. Sì, ti conviene alzare le mani, ti faccio cadere i denti. Allora, le sue leve lunghe sono un problema. Io proporrei di fiancarlo un poco e cercare, diciamo, di accorciare la distanza. E infatti ci ha buttato col culo a terra. Ma non è un problema, perché adesso dobbiamo gestire un po' più la situazione, dobbiamo cercare di tenere il centro ring. Ok, forse qualche colpo buono l'ho messo nel finale. Ho difficoltà a tenere la distanza giusta. Ha le braccia molto lunghe, quindi vabbè, lui essendo comunque bravo sa come gestire la situazione. Mi ha buttato di nuovo col culo a terra, ma lui fa il pezzo di merda in questo caso. Quindi vediamo di ribaltare questo incontro. Assolutamente devo stare fuori dal suo gancio destro, quello è molto pericoloso. Tra l'altro è un colpo che porta spesso. Se riesco a prendergli bene il tempo posso fargli danni.
Ok, i primi due round da dimenticare, assolutamente. Ha un buon, un ottimo direi, non un buon uso del jab e del diretto, riesce a mantenere bene la distanza, quindi per noi è anche un problema in questo caso avvicinarci. Cambio selvaggio. Ehi, i colpi sotto non li sente, non riesco a sfiancarlo. Allora, altro round perso. Siamo praticamente inguaiati. Se non riesco a trovare una chiave per batterlo, mi sa che sto incontro lo perdo addirittura per KO. L'ho chiamato, vabbè. Mi ha rotto le palle con questi giochetti coi piedi. Vabbè, ragazzi, questo incontro l'abbiamo perso. Ma fanculo, perché giustamente non si può sempre vincere nella vita, così come nei giochi. Niente ragazzi, date una vostra valutazione al gioco, lasciate un commentino per farmi sapere cosa ne pensate. Vi ricordo come sempre prima di salutarci di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi contenuti. Alla prossima, ciao!